Buonasera e ben ritrovati con un'altra puntata di Extra Ciclismo. Innanzitutto buon Ferragosto perché Extra Ciclismo non va in vacanza nemmeno il 15 di agosto. Siamo qui per raccontarvi del ciclismo che si è corso nelle ultime settimane sulle strade d'Italia, ma anche per un approfondimento speciale dedicato al mondo gravel. Infatti Qui con me in studio abbiamo la fortuna di avere Alessio Berti, che è giornalista, attore, scrittore, organizzatore, insomma un grande appassionato ed interprete del mondo del pedale. Alessio, benvenuto nello studio di Extraciclismo. Buonasera, Andrea, e buonasera a tutti voi telespettatori che ci seguite da casa. E allora con Alessio avremo una serata intera da trascorrere per andare a conoscere un po' qual è il fenomeno Gravel e anche per qualche suggerimento utile per chi ci segue da casa. Ma come tradizione si parte sempre ad Extraciclismo con la copertina. E allora spazio alla regia con la copertina di questa settimana. Bravo, 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 Ale, Ale, grandissimo! Ale, Ale! La voce dei tifosi è la compagna di viaggio degli atleti impegnati in gara, una sorta di sottofondo che è fatto di incitamenti e di indicazioni più o meno precise. Ogni singolo appassionato che attende il passaggio degli atleti a bordo strada infatti ha una propria precisa lettura della gara e della situazione, ma soprattutto pensa di avere il consiglio giusto per consentire agli atleti di fare la differenza. Un romanzo corale, quello che si consuma a bordo strada ad ogni manifestazione, colorito e dal vocabolario più diverso. Una voce che negli anni del Covid sembrava essersi spenta, chiusa dietro alle mascherine o tenuta lontana dagli obblighi del distanziamento. Oggi più che mai però quelle voci sono tornate a farsi sentire e ad accompagnare la fatica dei corridori. L'atleta è abituato ad ascoltare solo la voce del proprio direttore sportivo o di quelle persone che per lui rappresentano un punto di riferimento certo, tirando dritto di fronte ai vai a tutta o ai dai che dopo la curva spiana. Ed è un bene perché spesso dopo quella maledetta curva la salita non finisce mai. Quando però un atleta è in crisi e sta perdendo la possibilità di giocarsi il successo, ognuna di quelle voci fanno bene al morale. Ogni incoraggiamento è come una spinta che porta a non cedere alla fatica. Ecco perché il bello delle corse è anche questo, la voce dei tifosi che fa da sottofondo e galvanizza o aiuta a superare la difficoltà più buia. Sono sempre tanti gli spunti che offre il mondo delle due ruote e qui ad Extra Ciclismo cerchiamo di interpretarli in ogni direzione. Anche questa settimana la Marcorte rimane in vacanza, ma attenzione perché dalla prossima settimana torneremo a proporvi le clip storiche per andare a caccia di emozioni e di ricordi insieme a voi sui nostri profili social e vi invito anche questa sera se ancora non l'avete fatto a mettere mi piace alla pagina Facebook di Extra Ciclismo e anche al profilo Instagram ma entriamo nel cuore della serata perché con Alessio Berti vi abbiamo anticipato parleremo del mondo gravel vale a dire di quel fenomeno che sta spopolando un po in tutto il mondo anche in diverse forme allora partiamo Alessio definendo dando una definizione a quello che è il gravel, il ciclismo gravel, di cosa si tratta? Allora tecnicamente la traduzione proprio letteraria nel vero senso della parola gravel significherebbe ghiaia e questo la dice un po' tutta sul fatto che è una bicicletta fatta anche, anche per le strade bianche, per le mulatiere, per i sentieri del bosco e non solo, on road e off road. Praticamente è una specialità molto versatile, adatta a tutte le tipologie di terreno, non quelle estremamente ghiagliose, per, per quel terreno c'è la mountain bike, per tutto il resto la gravel è perfetta. Ma quando parliamo di gravel parliamo prima di tutto di una bicicletta che è fatta apposta per quei percorsi di cui parlava poco fa Alessio, vale a dire quei percorsi sconnessi, che caratteristiche ha di preciso questa bicicletta? a prima vista potrebbe sembrare una bicicletta da ciclocross oppure una bicicletta da strada con le ruote un po' più larghe in realtà è tutto un discorso di geometria e di, di comodità è una posizione molto più rilassata eh, il manubrio è più largo e eh, soprattutto allargato anche sulle curve le ruote naturalmente possono andare fino a 45 50 mm di larghezza appunto per avere più stabilità nel nel fondo ghiaioso nel fondo sterrato è una bicicletta che comunque ehm, si adatta a tutte le tipologie di percorsi, di percorsi come abbiamo accennato, molto divertente naturalmente e il divertimento credo sia la peculiarità di questo modo nuovo di andare in bicicletta. Ma è una bicicletta a cui vengono applicate molto spesso anche le borse perché chi fa gravel o chi si è innamorato del gravel ama fare anche lunghe distanze. In effetti eh, non c'è ancora e non ci sarà mai forse questo è il bello della tipologia gravel, cioè non c'è uno standard in generale, eh, ci potrebbe essere un tipo di gravel più racing, c'è un tipo di gravel più selvaggio dove eh, il backpacing si chiama, ci sono gli attacchi per le borse, naturalmente l'attacco che è quasi indispensabile per il navigatore satellitare che... Con queste mappe cartografiche che ti indicano i percorsi, altrimenti in mezzo al bosco ci si rischia di perdere, e per i lunghi tragitti, per i lunghi viaggi, la Gravele insomma è un po' tutto. Ma io prendo spunto dalla tua maglietta, da quel marchio Eroica: quanto ha influito Eroica nella promozione di questo nuovo stile di andare in bicicletta? Perché di questo parliamo, di una moda, di uno stile, di un modo nuovo di interpretare il ciclismo, quasi rifacendosi ai tempi eroici. Credo che Eroica abbia dato origine un po' a tutto questo. Io sono un po' di parte perché sono di casa all'Eroica, però credo, abbiamo visto anche la recente tappa dei serati del, del Tour de France che fino a prima non c'erano, e mh, questo è sicuramente di derivazione eroica, delle tappe anche del Giro d'Italia. L'Eroica ha fatto scoprire quelle strade bianche che stavano cadendo in disuso oppure erano destinate a un'asfaltatura anonima e grigia e l'Eroica, oltre alla, oltre alla, alla tipologia uh, con le biciclette d'epoca, con le magliette d'epoca, ha inventato una nuova formula. Sono stati i precursori delle gra gravel uh, con la denominazione Nova Eroica. In Italia ce ne corrono tre, una uh, a Susegana, nelle colline del Prosecco, una al Gran Sasso e una a Buon Convento. In queste strade meravigliosamente belle, scorrevoli, pulite, un tuffo nel passato e naturalmente eh, anche in questo caso eroica fa eh, dei tratti cronometrati perché vuole gareggiare e per chi invece vuole godersi il panorama sono liberi di pedalare in piena libertà e senza senza vincoli insomma una bicicletta, il, uno stile di vita, il gravel a cui abbiamo dedicato anche la nostra storia della settimana che avete visto alle spalle di Alessio. Ma Alessio, io volevo capire anche un'altra cosa riguardo al mondo gravel. Qual è lo spirito che spinge a scegliere una strada sterrata piuttosto che la solita classica statale, piuttosto che stradina di campagna? Perché si va in cerca di questi, di questi percorsi? Che cosa danno in più? I due motivi principali sono intanto la sicurezza. E poi il senso di libertà, il senso mh, sta nascendo appunto. Questo fenomeno sta in Italia perché in altre parti d'Europa era già spopolato: il cicloturismo, il guardarsi intorno, il fotografare, il, la socializzazione, il pedalare, il far fatica in sicurezza totale e in piena libertà perché pedalare con la tranquillità in mezzo a questi luoghi straordinari che abbiamo. In tutta la nostra nazione, in Veneto noi facciamo scuola in tutta Italia, Veneto e Toscana soprattutto, è, è, ha fatto scoppiare questa, questa moda che sarebbe riduttivo chiamarla moda. È una rivoluzione autentica nel mondo del ciclismo. Basti guardare eh, i numeri che ci sono in, questi, in questo periodo insomma, di adesioni, di, 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 di partecipazioni in tutte le manifestazioni gravel e anche... Il cicloturismo in piena libertà, dove tanti ragazzi, in tutte le età naturalmente, poi eh, mh, intraprendono questi viaggi con le borse, eh, è un ciclismo oltretutto anche a, a basso costo. Un ciclismo, un modo di viaggiare a basso costo, avremo modo di parlarne nel corso della puntata anche e soprattutto dei numeri perché sono numeri davvero importanti. Si può andare in completa autonomia, possiamo fare un ritrovo uh, di 2000 persone, però ognuno ha la sua traccia e può andare tranquillamente, ma soprattutto eh, la tecnologia è molto avanzata perché, per dire, fino ad ora non c'era un gruppo destinato alla, allo sterrato. Shimano e SRAM, tanto per fare due nomi. Eh, hanno dedicato dei gruppi destinati proprio allo sterrato e vengono utilizzati poi anche nel ciclocross. Per dire, sono gruppi con una, una rapportatura straordinaria, per dire, un 46-30 davanti anziché il 52-39 e dietro una che può andare dall'11 al 40. Pensate che varietà di rapporti eh, a scapito anche. Eh, anzi a favore eh, di coloro che sono anche un po' meno allenati, che, che, anche, anche, che vogliono viaggiare e, e non hanno quei chilometri sulle gambe che hanno gli amatori più evoluti. E allora, in una giornata come quella di Ferragosto, noi speriamo di avervi fatto venire un po' di voglia di andare in bicicletta. Per il momento, con Alessio Berti ci fermiamo qui perché andiamo a vedere la prima sintesi delle gare della fine settimana. Partiamo da Casteldario dove si è corso il Gran Premio di MT Ale che ha visto protagonisti la categoria juniores. È ancora una volta una splendida giornata di sole a fare da cornice al gran premio di MT Ale. Si corre a Casteldario in provincia di Mantova con la regia organizzativa del pedale casteldariese del presidentissimo Fausto Mirandola, affiancato come sempre dall'inossidabile Giuliano Solera. Al via ci sono i migliori juniores del panorama nazionale e internazionale, richiamati in quella che è la terra del gruppo della famiglia Zecchetto vale a dire i marchi Cipollini, DMT e Ale che fanno da supporter a questa manifestazione giunta ormai alla ventunesima edizione. Davvero encomiabile l'impegno della famiglia Zecchetto insieme ovviamente ad Alessia Piccolo e a Nicola Minali sempre lì vicini agli organizzatori per promuovere il ciclismo giovanile. Quindi non solo prodotti di alta gamma, non solo il successo di Tadei Pogacar al Tour de France, ma anche un'attenzione particolare al territorio e alle categorie giovanili. Sono ben 188 gli atleti che si schierano ai nastri di partenza con la bandiera a scacchi nelle mani di Gilberto Simoni, campionissimo vincitore di due giri d'Italia, in compagnia della sindaca di Casteldario Daniela Castro e del presidente del Comitato Provinciale dell'FC di Mantova Fausto Armanini. Sono loro a dare il via alle danze per una sfida che si corre sulla distanza dei 130 km, percorso classico con sette tornate iniziali di 13 km 400 m e poi il carosello finale che si consuma sull'anello cittadino di 4 km 200 m da ripetere nove volte, ma prima di entrare nella cronaca di giornata, andiamo ad ascoltare i saluti raccolti proprio in fase di partenza. Siamo con Daniele Castro, sindaco di Casteldario. Casteldario in festa oggi. Oggi Casteldario in Fest, abbiamo la nostra ventunesima edizione del Gran Premio DMT, undicesimo Gran Premio Ale. Un grande ringraziamento all'Associazione Casteldari, al Pedale Casteldariese per aver organizzato questa manifestazione. Una manifestazione che, come tutte, non è facile, quindi, un grande grazie al Presidente e a tutti coloro che hanno lavorato per la sua realizzazione. Fausto Mirandola, presidente del pedale casteldariese, una piccola società col cuore grande grande, si lavora tutto l'anno per regalare ai casteldariesi e a quanti arrivano da fuori, e sono davvero tanti, una giornata di ciclismo. Tanta qualità organizzativa, tanta attenzione ai dettagli e soprattutto ragazzi e squadre che premiano il vostro lavoro. Oggi è un tutto esaurito. Benissimo, è eh, niente, grossa soddisfazione. Innanzitutto un ringraziamento lo do ai miei collaboratori e a tutti quelli che hanno collaborato per, per realizzare questa corsa. Con molta fatica ci siamo riusciti e stiamo ancora diciamo, lavorando per sistemare gli ultimi, gli ultimi buchini. La categoria junior è una categoria bella ma un po' complicata, il livello è molto alto, bisogna gestire i rapporti con le squadre. Proponete un percorso apparentemente semplice ma non scontato, lo dimostrano gli arrivi degli ultimi anni dove tanti finissori hanno saputo fare la differenza anticipando gli sprinter. Quindi una corsa da seguire fino all'ultimo passo. Beh, quello senz'altro perché come, come hai appena detto eh, sono sempre arrivati non da soli ma diciamo che è sempre stato uno in fuga. Non trascuriamo il fatto che siamo l'edizione numero 21 del Gran Premio DMT e a ruota c'è l'undicesimo Gran Premio Ale, c'è una famiglia dietro questo, c'è tanta passione di chi lavora nel ciclismo ma lo fa abbinando l'aspetto imprenditoriale di marketing al cuore e alla passione. La famiglia Zecchetto io la ringrazio con il cuore perché insomma è quello che ci dà la possibilità di realizzare questa corsa. Insomma, ecco. E Dunque, come hanno sottolineato il sindaco di Casteldario e il presidente del pedale Casteldariese nelle nostre premesse, una gara che anche nel 2024 si preannuncia affascinante e sicuramente viva sino all'ultimo colpo di pedale. Si corre su un tracciato completamente pianeggiante, ma qui a fare la differenza sono il grande caldo, la tortuosità dell'anello conclusivo e soprattutto la voglia dei corridori di mettersi in luce in questo appuntamento inserito nel calendario nazionale riservato alla categoria juniores con le nostre immagini siamo al chilometro 30 quando a prendere il largo è un drappello di otto corridori si tratta del colombiano Oliver Avila Castro della Colombia Potencia de Vida quindi Lorenzo Togni della Feralpi Monteclarense, Filippo Inselvini dell'SC Capriolo, Alessandro Zanin della Postumia 73 Dino Oliviero con loro una coppia della BS Carrera composta da Andrea Godizzi e Kevin Lanzarò quindi Christian Ballan della SC Padovani e Christian Scarpelli dell'Italia Nuova Borgo Panigale. Una fuga che ben rappresenta il folto lotto che si è schierato in asta di partenza di questa prova. Infatti sono presenti tutte le migliori formazioni del panorama nazionale, con la presenza anche di alcuni team internazionali. Gli otto attaccanti che abbiamo visto in azione riescono a guadagnare nel volgere di pochi chilometri, un minuto e. Tre sul gruppo e a quel punto che a porsi in testa al gruppo ci sono le maglie dell'autozai Contri che cercano di andare a recuperare il gap perduto mentre in testa alla corsa si rinnova la bagar cominciano gli scatti i fuggitivi non trovano più l'accordo si procede quindi un po' a scatti e il drappello di testa si fraziona per poi andare a ricomporsi quando ci avviciniamo alla gran finale di corsa lo ricordiamo agli ultimi 9 giri saranno da affrontare sull'anello cittadino di Casteldario e siamo proprio in vista del cartello dei 9 giri al termine quando Alessandro Zanin della Postumia 73 Dino Oliviero prova a sorprendere i compagni d'avventura, vedete un drappello che nel frattempo già si è selezionato alcuni componenti hanno perso contatto dalla testa della corsa, bello anche questo tentativo di Alessandro Zanin però sfortunato il portacolori della Postumia Tumia 73 Dino Oliviero che finisce a terra proprio nella curva posizionata subito dopo il traguardo rimangono così al comando in tre atleti si tratta di Andrea Godizzi e Kevin Lanzarotto di, della BS Carrera con loro Cristian Scarpelli dell'Italia Nuova Borgo Panigale ma il gruppo ormai è già sulle loro tracce appena 20 secondi il vantaggio di questo terzetto le carte si mischiano nuovamente il gruppo torna compatto non c'è nemmeno il tempo di dire ricongiungimento che a rilanciare Relazione ci pensa Nicolò Casagrande della Borgomolino Molino Vigna Fiorita. Quando al termine mancano poco meno di sei giri. Quindi 25 km ancora da compiere, con Niccolò Casagrande che guadagna qualche centinaio di metri sul gruppo, sulla sua ruota si riporta Mathieu Grimaud della BS Carrera, che va così a comporre una coppia decisamente ben assortita. Alle loro spalle, però, il plotone tiene d'occhio la situazione, anche se non c'è un una formazione in grado di guidare il gruppo, infatti, il plotone all'inseguimento di questi attaccanti si è già selezionato. Sono una sessantina ormai gli atleti che compongono il grosso del gruppo. E così Nicolò Casagrande e Mathieu Grimaud transitano sul rettilineo d'arrivo al cartello dei 5 giri al termine con 15 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori. una finale tutto da scrivere, quello del Gran Premio DMT Ale, targato 2020. 24 in linea con quella che è la grande tradizione di questa manifestazione che ha sempre regalato spettacolo e finali emozionanti. Sulla coppia di testa si riportano Giovanni Rapporti della Necce SZ Sandrigo Bike e Simone Buongiorno dell'Energy Team. Si forma così un quartetto al comando della corsa ma di lì a poco sui quattro di testa rientrerà anche il gruppo e allora è una nuova trenata della Borgo, Molino, Vigna, Fiorita a dare il là ad una nuova azione, a tentarla e nuova Nicolò Casagrande, sempre maglia nero-verde della Borgo Molino per lui, insieme a Casagrande troviamo questa volta Nicola Tommasella dell'Industrial del Forniture Moro C&G Capital e Michele Bicelli dell'Aspiratori Hotelli. Questi tre atleti transitano al cartello dei tre giri al termine quando mancano poco più di 12 km da compiere con 22 secondi di vantaggio sul gruppo. Bella l'azione di questo terzetto, si tratta di tre atleti di sicuro valore scatenato. Nicolò Casagrande che già ci aveva provato nei chilometri precedenti, ma attenzione a Michele Bicelli e Nicola Tommasella che sono già andati a segno in questo 2024 e che sono sicuramente tra i talenti più interessanti del panorama nazionale. Si passa anche al cartello dei due giri al termine, la situazione non cambia, sempre 20 secondi di vantaggio per il terzetto che prosegue di comune accordo a dare respiro a questi attaccanti, ci sono solo le curve del circuito cittadino di Casteldario. A questo punto però attenzione, Nicolò Casagrande viene richiamato dai direttori sportivi, non collabora più con i compagni d'avventura, si giunge così al suono della campana con i tre battistrada che viaggiano con appena 17 secondi su questo gruppo, un gruppo formato ormai da una quarantina, cinquantina di unità dove non c'è più una squadra in grado di tenere le redini della corsa. E quindi un finale decisamente anarchico con Bicelli, Tomasella e casa grande che proseguono ancora nella loro azione ma ormai il loro vantaggio è ridotto davvero a poche centinaia di metri sulle prime avanguardie del gruppo i tre battistrada però non si danno per vinti anche se ormai gli inseguitori sono lì sono pronti a braccarli e li vedete eccoli da in questa splendida immagine che ci fa godere anche della velocità con cui il circuito di Castellario viene affrontato dagli atleti vedete ormai pochi metri per i tre battistrada sarà quindi il ricongiungimento quando saremo in vista dell'ultimo chilometro e sarà una volata a ranghi compatti a decidere le sorti della Gran Premio di MT Ale, una volata incertissima sin sulla linea d'arrivo dove Davide Stella della Gottardo Giochi Caneva e Andrea Stefanelli della Polisportiva Monsumanese giungono al photo finish, decisivo il colpo di Reni vincente di Davide Stella della Gottardo Giochi Caneva che precede quindi Andrea Stefanelli della Polisportiva Monsumanese terza posizione per Riccardo Fabro dell'industria Forniture Moro C e G Capital, quindi quarta piazza per Filippo Cettolin della Borgo Molino Vigna Fiorita, quinto Davide Quadriglia della BS Carrera, una volata da vedere e rivedere quella di Davide Stella, già campione europeo su pista in due anni consecutivi che sta preparando l'assalto ai campionati del mondo di specialità. A completare la top ten, sesta piazza per Andrea Godizzi, quindi Edoardo Raschi, Nelson Jimenez Mallorca, Matteo Baldini e Maxim Lavrov. Questa la top 10 del ventunesimo gran premio DMT, undicesimo gran premio Ale, scivolato via ad oltre 43 km orari di media. E per Stella, Stefanelli e Fabbro c'è una grande festa sul podio delle premiazioni. A consegnare la maglia Ale sarà Alessia Piccolo che va a metterla sulle spalle di Davide Stella. Per il portacolori della Gottardo Giochi Caneva, anche il tradizionale telaio griffato Cipollini. Una grande festa quella di. Di Casteldario, che anche quest'anno è pienamente riuscita, grazie all'impegno degli uomini del pedale Casteldariese, con Fausto Mirandola in testa a tirare le fila di un gruppo organizzatore davvero straordinario, supportato con generosità e passione dalla famiglia Zecchetto. E allora, prima di andare ad ascoltare le impressioni dei protagonisti di giornata, andiamo a rivedere ancora una volta lo sprint vincente di Davide Stella che regala un'altra splendida perla alla Gottardo. Giochi Caneva in questo 2024. E ora spazio alle voci raccolte nel dopogara. Sotto un sole infernale ce l'abbiamo fatta. Sì, è stata una gara molto molto impegnativa. Fin dall'inizio dei giri piccoli, ma non solo. Pronti via? Siamo partiti subito. Una fuga di piuttosto numerosa che non voleva farsi riprendere. Però, grazie al lavoro dei ragazzi dell'Auto Zai e anche di altre squadre, insomma. Siamo riusciti a richiudere eh, e niente, alla fine gli ultimi giri c'era molta a bagarre, eh, ero stanchissimo però ho tirato fuori tutto quello che avevo per vincere ci tenevo. In un traguardo così prestigioso, una dedica di prestigio la facciamo a okay. chi? La dedica va a tutta la famiglia, al mio allenatore e anche a tutta la nazionale italiana perché fino a qualche giorno Devoline, fa eravamo in ritiro prima a Livigno, poi a Montichiari per preparare il mondiale su pista che è tra poche settimane, quindi <ride> speriamo di arrivare al top. DS, yes, cosa diresti ragazzo? Beh niente, quando c'è Davide in gruppo eh, i ragazzi, forse è un'impressione mia, ma vedo che, che danno sempre più di quello che hanno. È eh, chiaro che una, un ragazzo con le sue caratteristiche ti, ti permette di correre con un po' di tranquillità perché ha una punta di velocità che, che pochi hanno in gruppo, quindi eh, è una bella ancora di salvezza. Eh, penso che abbiamo corso abbastanza bene tutta la gara, anche se il primo tentativo è andato via pronti via, ci ha, ci ha un po' sorpreso. Però nel finale dopo il gruppo ha ricucito e ripeto, con un Davide così... Eh, siamo un po' più tranquilli tutti quanti ad arrivare in volata Abbiamo con noi il presidente provinciale della federazione cosa dire, una gran bella gara Sì, come le, da prassi è una gran bella gara una gara nazionale tutti gli anni chi vince qua è un campioncino sperando che tra qualche anno lo, lo vedo ai mondiali e alle olimpiadi dunque la gara molto tirata è molto sofferta però alla fine chi ha vinto è, è uno che ha i numeri un applauso anche agli organizzatori perché vedo che tutto è andato per il meglio. Devo ringraziare gli organizzatori, il pedale Casteldariese, devo ringraziare l'amministrazione comunale e tutti i volontari che oggi ci hanno dato una mano per la buona riuscita di questa manifestazione. È stato un successo anche quest'anno, speriamo di ripeterlo anche l'anno prossimo. Gesti quotidiani che diventano semplici e sicuri con le porte da garage Ballan. Perché le porte basculanti MyFusion assicurano la massima qualità costruttiva, silenziosità e un ottimo isolamento termico, con la sicurezza della marcatura CE. Porte basculanti per tutte le dimensioni di garage, perfettamente integrate in ogni contesto. MyFusion, le porte basculanti che tutti i garage si possono permettere. Con Ballan, il futuro è alle porte. Industrial Forniture Moro, con più di 8.000 m2 di magazzini, commercializza oltre 240.000 articoli tecnici, propone servizi di assemblaggio riduttori, taglio su misura per aste, guide, catene, cinghie, lastre termoplastiche e vendita cuscinetti. Il reparto saldatura offre consulenza, vendita e assistenza a tutta la clientela. Vi aspettiamo presso le nostre tre sedi di Ponzano Veneto, Conegliano e Treviso. Siamo aperti tutti i giorni. Ho imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobile accompagna la tua vita. E la vita di chi ami. Rispetta la natura. Mantiene le proprie origini. Con uno sguardo verso il futuro, Gruppo Euromobile. Live Your Life With Us. Ben ritrovati nello studio di extra ciclismo per una serata speciale, quella di Ferragosto che oltre alla sintesi delle gare più belle delle ultime settimane abbiamo voluto dedicare interamente al mondo del ciclismo gravel. Con noi abbiamo Alessio Berti per proseguire in quella che è l'analisi del mondo degli sterrati e non solo. Beh Alessio direi che se dobbiamo pesare il mondo gravel come prima cosa possiamo fare riferimento ai numeri dei venditori di biciclette ma anche e soprattutto ai numeri delle iscrizioni alla Nova Eroica e alle altre manifestazioni di questo tipo. Tipo. I, numeri, I numeri delle iscrizioni sulle, sulle manifestazioni più importanti sono in netta crescita. Uh, L'ultima eroica a Buonconvento: 1700 partenti è un numero diciamo, importante, voglio dire. E ci sono tanti marchi che investono, e tanti ragazzi che si iscrivono e soprattutto tanti ex campioni eh, su strada e eh, dello sterrato che sono ancora forti. Basta. Guardare Peter Sagan, Daniel Oss, Alessandro Valverde e, e non ultimo Vincenzo Nibali. Per non, per non ricordare il compianto Davide Rebellin, che proprio sulla grave l'avrebbe voluto vivere la propria seconda giovinezza. Davide Rebellin mm -hmm. in grave si divertiva molto. Non avrei mai pensato, però l'ho visto pedalare un paio di volte e ti assicuro che si divertiva tantissimo. E purtroppo è andata, è andata così. E quella sarebbe stata la sua seconda giovinezza. Ah, sì. Anche perché la prima era già durata tanto, aveva eh. fatto <ride> una lunghissima carriera Davide e un ricordo a Davide ci vuole sempre perché è rimasto nel cuore di tutti noi. Ma dicevamo un mondo gravel che va oltre la moda, va oltre lo sport e diventa anche economia perché sicuramente i venditori di biciclette se ne sono accorti, gli organizzatori se ne sono accorti, specie in un periodo in cui magari le gran fondo iniziano un po', non dico a stancare, ma ad avere qualche problemino sia sull'aspetto sicurezza sia sull'aspetto dei numeri e delle iscrizioni. Invece la nuova filosofia che sposa questo mondo gravel della libertà, come facevi accenno tu prima, è, è vincente in questo momento? Beh, è un dato oggettivo che eh, le Gran Fondo sono in netta caduta libera e questo è dovuto a tanti motivi, agli elevati costi di iscrizione, alle trasferte e soprattutto a quell'esasperazione perché eh, ogni tre giorni sentiamo un caso di doping, no? eh, tra gli amatori, eh, poco tempo fa abbiamo preso la notizia di un 62N positivo per quattro tipi di sostanze, dagli steroidi e i cortisonici. Giusto per non sbagliare. Per non sbagliare, eh, sì, appunto. E questa roba qui sta stancando la gente, sai. Anche le classifiche. Le classifiche eh, sono anni che lo, lo predicavo al vento e adesso, per fortuna, con molta soddisfazione... Vedo che sta, stanno nascendo queste e stanno proliferando queste manifestazioni senza la classifica perché le classifiche inducono cattivi pensieri. E le classifiche, soprattutto, è giusto lasciarle ai campioni. Eh certo. Sono quelle le classifiche che per contano. Forza. vincere il circuito del, del campanile poco cambia, mentre eh sì, divertirsi fa, conta molto. È importantissimo ed è soprattutto. E c'è un altro dato che fa, che fa pensare. Eh, abbiamo pochi campioni, è vero, però, come fa un ragazzo. Di questi giorni, con la scuola, con i tempi prolungati, che ha allenarsi in maniera sistematica è molto difficile. Mentre con la bicicletta, con i suoi amici, con la Gravel si può divertire senza nessun vincolo, facendo sport e, e, e avendo una, un modo di trascorrere il tempo in maniera, in maniera sana, in maniera bella e, e comunque pedalando insieme con gli amici senza il patema del, del risultato. Questo ha contribuito molto al. Alla, al crescere, alla crescita del, del mondo gravel insomma anche perché anche questa è promozione del ciclismo fatta non solo tra i più piccoli ma anche tra i più grandi e a proposito di questo mi spingi ad aprire un'altra porta che è quella dello spirito gravel qual è lo spirito che anima chi fa gravel perché è uno spirito particolare non è solo pedalare non è solo viaggiare ma è proprio vivere eh sì, lo spirito Gravel è un qualcosa. Cioè il popolo Gravel è un popolo diverso dal classico ciclista che guarda solamente il computer, che guarda solamente il battaggio. E lo spirito adesso stanno nascendo tantissime social ride. Io stesso ne ho organizzata una il primo maggio, l'anno prossimo vi aspetto il, a San Giorgio in Brenta, si chiama Yara Cattiva, è una pedalata libera come tutte, è una specie di flash mob dove eh, ci si chiama attraverso i social ci, in poco tempo si riescono a fare anche 300-400 persone a livello spontaneo e questo è bellissimo e questo è bellissimo perché la... vuol dire aver voglia di stare insieme e di pedalare e questo è un ciclismo che mancava. Era un anello di congiunzione che mancava tra il pedalare così a caso e, e l'esasperazione della gara. Questo, questo anello di congiunzione è stato riempito. E questi ragazzi vedo che ci stanno divertendo tantissimo, non solo ragazzi, anche ragazzi di una certa età, vogliamo dire eh, perché, perché appunto i percorsi sono più sicuri, perché le biciclette sono più uh, sicure, sono più adatte a questi, a questi percorsi, è più rilassante, ma soprattutto costa meno. E ci si diverte un sacco. Ma se uno volesse, o meglio, se io domani mattina volessi iniziare a fare il gravel, la settimana scorsa mi hanno messo sulla BMX, no questa settimana rimango qui in studio prima di salire in una bicicletta, però se volessi iniziare a fare il gravel, da dove devo partire? Devo comprare la bicicletta? Quello è il primo punto. Si compra la bicicletta, ce ne sono di tutti i prezzi, stiamo parlando, una bicicletta buona. Ma per... deve essere per forza performante a questo punto, no? allora eh, il bello de della bicicletta grave è che non deve essere performante perché non ci sono posizioni esasperate eh, ci sono telai in alluminio in acciaio in carbonio l'alluminio ha avuto un ritorno appunto perché costano molto meno eh, le biciclette in acciaio sono più morbide ma grosso modo una bicicletta vale un po l'altra più che altro sono eh, perché quando ci sono due, un bel paio di ruote eh, e un bel ciclo computer dove sai dove stai andando sei a posto. Il Basta, gioco è fatto. Il gioco è fatto: prendi la bicicletta e, e pedali su queste strade bianche che ce ne sono dappertutto. Insomma, se ne possono trovare davvero dappertutto. E tra l'altro, i ciclisti gravel diventano a quel punto anche degli scopritori di terreni. No? Perché chi Scopre una strada, non fa altro che registrarla e poi è a disposizione di tanti e poi altri. Poi condividerla appunto e, diventa, e la mette a disposizione il suo percorso. Del resto le social ride e le corse gravi so, nascono così. Io mi vado a fare un giro, la strada mi piace e cosa facciamo? La, facciamo propon la proponiamo, percorrerci tutti insieme e magari poi con una bella mangiata finale. Ecco, a proposito della mangiata finale, lì inizia a diventare interessante il gioco perché parlavamo prima dello stare insieme. Molto spesso finisce così. So che l'anno scorso a Pieve di Soligo si è corso il campionato del mondo Gravel, poi avremo modo anche di parlare, anche delle manifestazioni che riguardano le gare Gravel e lì il pubblico è rimasto un po' impressionato perché ha visto questi partecipanti al Mondiale Gravel, se pensiamo i partecipanti a un campionato del mondo di solito sono sempre tirati tutti pronti e che invece hanno fatto tardanotte in piazza la sera prima e poi soprattutto dopo la gara si sono sfogati a tavola. Il preludio e il terzo tempo sono due parti fondamentali del mondo Gravel questo è fuori discussione non possono mai mancare anche perché fanno parte dello stile di vita. No? Fanno parte dello spirito Gravel, lo spirito Gravel è uno spirito randoné, uno spirito selvaggio uno spirito libero, uno spirito quasi anarchico, ciclisticamente parlando, rispettando però sempre l'ambiente. Questo qua si raccomanda sempre, e non si buttano le cartacce, non si, si deve rispettare le strade che le dobbiamo lasciare come le troviamo e soprattutto, uh, come dico, la bellezza e la sicurezza sono le due peculiarità di questo, di questo mondo. E poi, per chiudere il cerchio di questa parentesi dedicata ai numeri del ciclismo gravel, andiamo a parlare anche del fatto che, grazie anche a questo terzo tempo, si sposa a maggior ragione con l'economia dei piccoli borghi italiani, perché ovviamente chi vuole mangiare bene e bere bene sa. Che in italia si può fare e soprattutto si possono gustare tante eccellenze e il gravel ti permette di andare a scoprirle perché arrivi attraverso stradine che altrimenti non avresti mai fatto e ti dà il tempo per assaggiarle la promozione del territorio è una parte importante del gravel anche alla ricerca del, delle sponsorizzazioni perché da quando esiste il gravel eh, molti borghi molti comuni molti tratti ad esempio dei fiumi Piave, Brenta in questo caso che abbiamo qui vicino a noi, ci danno delle sovvenzioni appunto per promuovere appunto queste, questo territorio e tutte le attività che ci sono intorno, soprattutto eh, monumentali, soprattutto voglio dire monumentali, bellezze naturalistiche. Eh, parchi naturali dove il grave si sposa bene e, e ci si può tuffare in questi luoghi straordinari con le sponsorizzazioni che servono anche quelle per organizzare le manifestazioni. E ancora una volta Eroica e il marchio Eroica hanno fatto scuola anche in questo senso, perché mi è capitato <ride> in primavera di essere dalle parti di Montalcino e di Gaiola in Chianti e per la Coppa delle Nazioni legata proprio al mondo eroica ed è impressionante come anno dopo anno si aggiungano sempre di più indicazioni legate al mondo eroica, per cui tu arrivi in un paese, c'è ufficio postale, municipio e l'eroica, quindi c'è già un territorio in quel caso pronto ad accogliere chi tutto, va in bicicletta. Tutto il percorso è segnato e pensa che a Nova Eroica Buon Convento quest'anno c'erano i listori per quelli che avevano voglia di fare la prestazione poi c'era, pensa un po', la pecora bollita, la frittata, il vino rosso, e Erano più quelli che andavano su queste bontà uh, rustiche del territorio piuttosto che le barrette energetiche e i classici Gigelle. Questo era, era bellissimo vedere. E allora noi ci prendiamo ancora una pausa dalla nostra chiacchierata sul mondo gravel perché domenica si è corsa la Stars Combat, il Gran Premio Sportivi di Poggiana e noi ovviamente non potevamo mancare, ve l'abbiamo raccontato in diretta, ma siamo pronti a riproporvi le grandi emozioni di questa gara che sì... Aveva un tratto di sterrato ma non era grave ed è stata soprattutto molto spettacolare. Allora andiamo a vederci la sintesi del Gran Premio Sportivi di Poggiana. È una giornata di festa a Poggiana di Riese Pio X per la 48 edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana, gara internazionale riservata agli Under 23, che assegna anche la 48 edizione del trofeo Bonin Costruzioni e del Gran Premio 2G verniciatura polvere e liquido. Si corre per la Stars Combat targata 2024, in cabina di regia anche quest'anno, con grande passione e professionalità. Gli uomini dell'UC Asolobike Poggiana, capitanati dall'inossidabile Gian Pietro Bonin. Tante tantissime le novità per questa edizione della classica di Poggiana che si corre anche quest'anno in una giornata decisamente estiva. Grande caldo, Sol Leone ad accompagnare gli atleti sin dalle battute iniziali, anzi sin dalle fasi della prepartenza con la presentazione dei team di cui stiamo vedendo le immagini. Ma prima di addentrarci nella cronaca di giornata andiamo ad ascoltare proprio le parole del patron del la manifestazione. Siamo con Patron Gian Pietro Bonina 48 edizione, quest'anno tantissime novità, 16 formazioni internazionali, come al solito una delle gare più importanti, con un percorso tra l'altro totalmente rinnovato. Ma sicuramente siamo pronti, ormai siamo a pochi minuti dalla partenza della 48 edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Questa gara internazionale è nata nel 1975. Quest'anno c'è la grossa novità del cambiamento del percorso sul tratto delle colline. E abbiamo un percorso innovativo, nuovo, bello, è di 18,700 km 700, da fare quattro volte e sicuramente oggi oltre al percorso che siamo curiosi di vedere come si svolgerà la gara, la farà da padrone anche il caldo. Ti vogliamo ringraziare per questa edizione 48, è una delle gare più longeve del panorama internazionale e nazionale qui in Veneto per gli Under 23. Ma sicuramente è una gara nata, come dicevo prima, nel 75 come gara regionale, nel 2000 l'abbiamo portata a livello nazionale e nel 2011 abbiamo fatto il grande salto tra le internazionali. Il grazie naturalmente va oltre che alle istituzioni, eh, va agli sponsor, gli amici sponsor perché sono delle persone fantastiche che ogni anno ci sostengono. Tanti sponsor sono da tantissimi anni con noi, fra due anni festeggeremo il cinquantesimo e devo dire un grazie a loro perché riusciamo a portare avanti questa grande manifestazione a livello mondiale. Tra le altre novità di questa 48 esima edizione una fortissima presenza internazionale, 16 formazioni, tra l'altro di primo ordine. Sì, l'anno scorso c'è stato l'outsider di Nicola Petiti che ha dominato la gara. Quest'anno penso che ne avremo delle belle, abbiamo 20 formazioni italiane, tutte le migliori e 16 stranieri, ma le straniere sono veramente le migliori a livello internazionale, a partire appunto dalla Visma di Bike, ma abbiamo la UAE, la Tudor, la Nazionale Slovacchia, eh, la Grupa MA, tanto per citare qualcuna. Per cui sicuramente oggi sarà una gara veramente importante con un grande vincitore stasera. E sono 172 gli atleti già schierati sulla linea di partenza di Poggiana per andare ad affrontare il nuovo tracciato 2024 con loro anche le autorità a partire dal campione olimpico Silvio Martinello, il campione del mondo Alessandro Ballan e poi i sindaci di Loria e Riese Pio X. Prima del via c'è anche il tempo per consegnare a Nicolò Pettitti, vincitore dell'edizione 2023, il premio istituito in ricordo dell'amico Gianluigi Contarin e poi per andare a omaggiare i cinque campioni nazionali presenti ai nastri di partenza da abbassare la bandiera a scacchi patron Gian Pietro Bonin che aveva consegnato poco prima i riconoscimenti al campione slovacco Dominic Dunar al campione svizzero Arnaud Tendon al campione austriaco Marco Skretl e al campione lettone Christian belo insieme ovviamente al campione uruguaiano Ciro Perez Alvarez gli omaggi dell'UC Asolo Bike davvero un una start list d'eccezione per la Stars Combat Targata 2024 che vede al via non solo le formazioni più quotate in campo internazionale tra gli under 23, ma anche i migliori talenti che fanno parte di queste società. Come anticipato dal patron Gianpietro Bonin, ci sono tante formazioni development legate ai team World Tour e professional. E questo sicuramente, insieme alla presenza dei migliori team italiani, non fa altro che alzare il livello della sfida con le nostre immagini siamo nel corso delle prime tornate pianeggianti quelle che costituiscono l'inizio del Gran Premio Sportivi di Poggiana 4 giri del circuito locale per andare a percorrere i primi 50 km di corsa poi ci si sposterà sul circuito delle colline un giro di 18 km da affrontare per ben 4 volte caratterizzato dalle salite di Cassanego e Santa Lucia prima di tornare poi sulle strade di Poggiana per il gran finale di questa edizione 2024 di una grande classica che ha sempre premiato atleti di grandissima qualità il gruppo sfila compatto sulle strade di Poggiana la prima ora di gara scivolerà via ad oltre 48 km orari di media una velocità altissima che non consente ai più generosi di giornata di trovare fortuna infatti sono molti gli attacchi che si registrano in questa fase di corsa, ma nessuno di questi riesce a trovare spazio per prendere il largo e poter sognare un'azione alternativa. Un tracciato, dicevamo, completamente rinnovato, quello targato 2024 che andrà sicuramente interpretato dai protagonisti di giornata. Intanto siamo nel tratto di sterrato che precede l'entrata nel circuito delle colline ad avvantaggiarsi è il figlio d'arte Kevin Pezzo Rosola della Genera storia. SGB Fratelli Curia, lui che ha anche degli ottimi risultati nella ciclocross, lo vedete a proprio agio nello sterrato, dove si avventura anche il grosso del gruppo con un ritardo minimo dalla battistrada, dalla portacolore della General Store, che viaggia con appena una ventina di secondi sulle prime avvisaglie del gruppo. Un plotone che affronta con circospezione anche questo tratto, nulla di impossibile, ma sicuramente un insidia in più. Poi. Quando si entra sul circuito delle colline a prendere in mano la situazione con grande decisione è il dorsale 17, vale a dire il norvegese Jorgen Nordhagen della Wisma Lisa Bike che impone il proprio forcing in salita e riesce a fare la differenza. L'unico che resiste sulla sua ruota è il dorsale numero 93, vale a dire Alessandro Cattani della Rime Drali che con cambi regolari va a dar manforte al rivale. Norvegese. Intanto, con la testa della corsa, siamo all'attraversamento dello splendido borgo di Sant'Eulalia, un'altra perla inserita all'interno del nuovo tracciato dagli uomini dell'UC Asolobike, Bike che, oltre a cercare un percorso che sia importante dal punto di vista tecnico hanno saputo anche valorizzare un intero territorio intanto con le immagini della nostra Moto2 andiamo a recuperare anche i tre inseguitori della coppia di testa e si tratta di Lorenzo Masciarelli dell'NBH Colpac Ballan seguito dall'olandese Max van der Meulen del Second Team Friuli Victorious e dalla piemontese Mirko Bozzola della Q36.5 questi tre inseguitori sono distanziati di circa una quarantina di secondi dalla testa della corsa mentre ci siamo portati nuovamente sulle rampe della salita di Cassanego, dove a dettare il ritmo è sempre il norvegese Jorgen Nordhagen sulla sua ruota. Alessandro Cattani che va a rilevarlo quando ci avviciniamo al passaggio sul Gran Premio della Montagna. Un circuito sicuramente che si è rivelato impegnativo, questo delle colline, voluto fortemente dal patron Gianpietro Bonino dal suo vice Loris Civiero un circuito che però lascia spazio anche a tante azioni diverse sicuramente importante quella di questi due attaccanti su un tracciato che non lascia respiro infatti si sale o si scende all'interno di questo anello che è andato a sostituire invece quello che era il classico passaggio sulla forcella Mostacin e sul circuito di Monfumo prima poi di tornare nella gran finale di Poggiana che è rimasto immutato intanto passiamo Passaggio al Gran Premio della Montagna per Alessandro Cattani sulla sua ruota un brillantissimo Jorgen Nordhagen e ci si fionda giù nuovamente verso la pianura. All'inseguimento intanto dei due battistrada si muove qualcosa perché va a comporsi un drappello piuttosto numeroso. Sarà composto da ben 11 unità che si porranno all'inseguimento dei due battistrada all'interno di questo drappello oltre a Max van der Meulen che già avevamo visto in azione insieme a Lorenzo Masciarelli e a Mirko Bozzola. Troviamo anche Simone Grigion dell'UC Trevigiani Energia Pura Marchiol. Cesare Chesini della Zalfero Mobile Desire Fior, Dario Igor Belletta del team Visma Lisa Bike. Quindi anche Florian Samuel Cajamini dell'MBH Banca Colpac Ballan l'eritreo Nahom Araya Zerai e il piemontese Manuel Oioli entrambi della Q36.5, e soprattutto l'abruzzese Simone. Arroganti dell'MG K-Vis Color for Peace. Questi 11 inseguitori viaggiano alle spalle dei due battistrada con un ritardo che si assesta attorno al minuto. Intanto si torna in pianura per andare ad affrontare l'ultima tornata del circuito collinare. Avete visto Alessandro Cattani che ha cercato anche di dialogare con Jorgen Nordhagen quando siamo nuovamente all'imbocco della salita di Cassanego. Una ultima asperità: prima poi del passaggio sulla gran premio della montagna di santa lucia che vede i due battistrada viaggiare con un vantaggio a questo punto di un minuto e 30 secondi sui più immediati inseguitori ma non appena la strada torna a farsi impegnativa jorgen nordhagen decide di dare la stoccata che fa la differenza se ne va tutto solo il norvegese classe 2005 lui che è nato a trendy e riesce a fare la differenza accusa il colpo alessandro cattani che è costretto ad alzare Bandiera bianca di fronte al ritmo forsennato dell'ex compagno d'avventura un Jorgen Nordhagen che sicuramente non lo scopriamo oggi: un atleta capace di vincere una tappa alla Tour d'Alsace, di chiudere alla terza posizione alla Liegi Baston Liegi e soprattutto di essere tra i migliori talenti del panorama internazionale. Qualcosa si muove anche alle spalle di due Battistrada perché, ad allungare Cesare Chesini della Zalfero Mobile Desire Fior, Galvan. Organizzato dalla presenza al seguito della corsa anche dei patron della Sopas, azienda di Castione di Loria, si corre sulle loro strade di casa, insieme con lui anche l'Eritreo Naoma Zerai Araia, già protagonista sia della Bassano Monte Grappa sia della Zanè Monte Cengio. Nuovo scollinamento, questa volta l'ultimo sulla Gran Premio della Montagna di Cassanego per Jorgen Nordhagen che viaggia già con più di 50 secondi di vantaggio su Alessandro Cattani e Due minuti di vantaggio sulla coppia che avevamo visto composta da Cesare Chesini e da Naom Zerai Araya, davvero straordinario il rendimento dell'atleta, contraddistinto dal dorsale numero 17. Il norvegese non è sicuramente scaramantico e riesce a fare la differenza. Più affaticata l'azione di Alessandro Cattani, che vediamo impegnato in un tratto di falso piano, mentre alle sue spalle è scatenato all'inseguimento Naom Zerai Araya l'Eritreo sta cercando di recuperare terreno sui battistrada ma ormai siamo in vista dell'ultimo scollinamento di giornata ultimo gran premio della montagna quello posto a santa lucia con Jorgen nordhagen che va a rinfrescarsi va a cogliere delle borracce dell'acqua fresca posta dal pubblico e poi va a dirigersi nel tratto di discesa ora l'ultima insidia sarà il passaggio sullo sterrato per il battistrada e poi ad attenderlo ci saranno gli ultimi 30 km completamente pianeggianti da percorrere alla grande lui tra l'altro ottimo passista l'avevamo detto in apertura campione nazionale a cronometro nel 2022 e anche nel 2023 tra gli juniores e soprattutto vice campione europeo della specialità capace sempre nel 2023 di aggiudicarsi il quarto posto nel campionato del mondo juniores a cronometro e il sesto posto nella prova in linea davvero un profilo interessante quello di Jorgen Nordhagen che vedete non ha problemi nemmeno a guidare la bicicletta anche nel tratto di sterrato. Suggestive queste immagini come d'altronde tutte quelle della giornata dedicata al 48° Gran Premio Sportivi di Poggiana, una grande classica che grazie ad un nuovo tracciato ha sicuramente rilanciato il proprio fascino, il proprio blasone e il proprio prestigio. Prosegue tutto solo Jorgen Nordhagen un atleta che dicevamo sta trovando la conferma del proprio valore sulle strade del Gran Premio sportivi di Poggiana a supportarlo di continuo l'ammiraglia della Visma Lease a Bike. I tecnici di Jorgen Nordhagen sono preoccupati soprattutto della sua tenuta con il grande caldo, nonostante il suo vantaggio sia già molto importante. Infatti alle spalle di Jorgen Nordhagen quando siamo a 20 km dal traguardo rimangono in 9, si tratta di Simone Grigion, Florian Samuel Cajamini, Cesare Chesini, Dario Igor Belletta, Naom Zerai Araia, Manuel Oioli, Max van der Meulen, Simone Roganti e ovviamente Alessandro Cattani che nel frattempo è stato riassorbito dai più immediati inseguitori. Ebbene questi atleti inseguono il battistrada a 2 minuti e 20 secondi di ritardo, dunque mancano ancora 20 km da compiere ma Jorgen Nordhagen ha tra le proprie mani la possibilità di andare Andare a siglare un nuovo prestigiosissimo successo che andrà a brillare sulla propria bacheca. Un atleta che abbiamo detto essere già tra i predestinati del pedale, per lui è già pronto. Un contratto nel World Tour a partire dal 2025 col team Visma Lisa Bike, lui che è stato anche campione nazionale nello sci di fondo, è dunque un atleta poliedrico dotato di un grande fondo, che non avrà difficoltà nell'andare ad interpretare nel migliore dei modi questo finale di corsa, alle sue spalle si gira regolari, compatti, di comune accordo, ma il vantaggio non accenna a diminuire. Tanta fatica, tanta polvere sulle gambe, sulle spalle, sui volti di questi ragazzi che sono stati grandi protagonisti della Gran Premio Sportivi di Poggiana targato 2024. Ottima la prestazione di tutti questi inseguitori, ma a brillare la stella di Jorgen Nordhagen. Transita al chilometro al passaggio, si transiterà sulla traguardo di Poggiana il suono della campana per andare poi ad inallellare l'ultima tornata del circuito pianeggiante e ad attendere su rettifilo d'arrivo il passaggio di Jorgen Nordhagen c'è il pubblico delle grandi occasioni Poggiana non si smentisce, è un punto di riferimento non solo per gli atleti per i team migliori al mondo ma anche per gli appassionati delle due ruote, davvero due ali di folla che poi andranno ulteriormente a gremirsi nel corso delle fasi conclusive per accogliere il passaggio di un Jorgen Nordhagen che non accenna né a diminuire la propria andatura né a cedere alla fatica, davvero straordinaria la prestazione di Jorgen Nordhagen. Alle sue spalle si dà fondo a tutte le energie residue, ma ormai non c'è più nulla da fare. Infatti, Jorgen Nordhagen aumenta ulteriormente il proprio vantaggio. Giunge ad avere addirittura 2 minuti e 35 secondi su questo drappello che nel frattempo si è parzialmente. Selezionato, infatti, ci sono stati anche alcuni scatti tra gli inseguitori, ce ne saranno anche negli ultimi chilometri. Con un'autentica girandola di scatti che fa sì che la composizione del gruppo inseguitore di Jorgen Nordhagen continui a modificarsi, pur senza cambiare gli elementi. Infatti, in questa fase rimangono in sette: si tratta di Oioli, Chesini, Caiamini, Belletta, Van der Meulen, Zerai e Cattani. Sono loro i più immediatamente inseguitori ma poco dietro ci sono anche simone roganti e simone grigion lì a pochi secondi di distanza intanto prosegue dritto sulla propria strada jorgen nordhagen ha tra le proprie mani la possibilità di scrivere il proprio nome nel prestigioso albo d'oro della gran premio sportivi di poggiana un autentico lascia passare un certificato di qualità per quanto riguarda la stoffa di questo giovane campione e dunque una jorgen nordhagen già proiettato sul gran finale di corsa transita il cartello dei due chilometri al termine e l'UC Asolo Bike Poggiana della Presidente Gian Pietro Bonin può festeggiare un'altra piena riuscita della propria organizzazione una manifestazione che anche con il cambio di percorso si è dimostrata selettiva al punto giusto e capace di esaltare le qualità dei migliori atleti al via. Transita al triangolo rosso dell'ultimo chilometro Jorgen Nordhagen già pronto per andare a festeggiare il suo secondo Secondo successo stagionale sicuramente uno dei più prestigiosi della propria giovanissima carriera. Questo atleta infatti gareggia a livello internazionale da solo tre stagioni ed è già indicato come uno dei futuri protagonisti del mondo dei professionisti. Va a tagliare il traguardo a braccia alzate Jorgen Nordhagen che percorre i 164 km in 3 ore 56 minuti e 54 secondi alla media dei 41,663. 3 chilometri orari intanto alle sue spalle ci si studia ormai si è capito che si lotta per il secondo posto e dunque il drappello composto da sette unità si presenterà compatto sulla rettifilo d'arrivo di poggiana per giocarsi il tutto per tutto in uno sprint a ranghi ristretti che andrà ad assegnare la medaglia d'argento e quella di bronzo uno sprint incertissimo perché ad avere la meglio sarà l'atleta con ancora più energie nelle gambe infatti il primo a tagliare il traguardo a giudicarsi il secondo posto è Manuel Oioli della Q36.5 davanti a Cesare Chesini della Zalfero Mobile Desiree Fiore a Florian Samuel Cajamini del team MBH Bank Colpac Ballan quinta piazza per Dario Igor Belletta del team Visma Lisa Bike sesto Max van der Meulen del cycling team Friuli Victorious quindi Naom Zerai Araya della Q36.5 Alessandro Cattani della Rime Drali nona piazza per Simone Roganti della MG Vis, decima per Simone Grigion De Luci Trevigiani Energia Pura Marchiol e ora il microfono passa ad Anna Chiara Dinale in zona arrivo per le interviste della dopogara. Siamo con il vincitore Jorgen Nordhagen, una impresa quest'oggi. Titanica, partito al chilometro 75, è arrivato alla fine da solo. Uh, well we're the winner Jörgen no you are really young you are the 20 uh, 05, so just 90 years old you have attacked at uh, 75 kilometers so really uh, it's it was incredible what you have done today yeah thanks it was uh, was a really nice day for day for us and and for the team and yeah I thought like the final was so flat so I wanted to make it harder che sì, quest'oggi si sentiva particolarmente bene, erava, uh, con la squadra erano particolarmente motivati per, uh, per andare a vincere, effettivamente si sentiva bene, uh, questo era un percorso adatto alle sue caratteristiche, per i prossimi appuntamenti tornerà tra Belgio e Olanda su dei percorsi decisamente più pianeggianti, meno adatti alle sue caratteristiche, uh, però ce la proverà a mettere tutta per uh, finire al meglio questa stagione 2024. Un po' più flat than un classic race, so non load per me, but I'll definitely troll best aiutare gli altri in the team then. L'anno scorso terzo, quest'anno saliamo di un uh, di un gradino. Effettivamente andare a riprendere Norragen era decisamente impossibile. Ha continuato a macinare una media allucinante considerando che gli ultimi chilometri era da solo. Sì. È vero, Nordagen si sapeva che quando sta bene, quando è giornata di un altro livello, quindi ti dico la verità: io l'ho visto partire il primo giro sul primo strappo, ho detto lasciamo stare, e... speriamo che buchi perché sennò non so come fare. No, vabbè, è stato bravissimo, bisogna solo fargli i complimenti. Io mi sono anche staccato sull'ultimo giro, poi in pianura io, Cagliamini e Grigion abbiamo collaborato benissimo, li ringrazio, siamo riusciti a rientrare sul secondo gruppo. E in volata me la sono giocata bene. Cesare Cesini per andare a completare quello che è il podio di questa 48esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana Sì, sapevo sul finale di non essere più veloce, ho provato ad anticipare meno 2 km, però poi ci hanno ripreso a meno di 1 km dall'arrivo e mi sono giocato le mie carte in volata, sono contento di questo terzo posto. Nel dopogara un ampio cerimoniale di premiazione come ormai tradizione appoggiana di Riese Pio X è andato ad assegnare le maglie in paglio, ben 5. Si è partiti con la maglia arancione della Surface Superfici Decorative che è andata sulle spalle di Cesare Chesini, terzo classificato sul traguardo, per poi passare alla maglia nera dell'Elettrica B&C per il secondo classificato, vale a dire per Mann oiali che abbiamo sentito ai nostri microfoni già terzo su questo traguardo nella scorsa stagione. La maglia gialla 2G verniciatura e polvere e liquido è andata invece a Jorgen Nordhagen, strameritata questa maglia per lui che è stato il dominatore del 48° Gran Premio Sportivi di Poggiana. Sempre l'atleta norvegese, anche il trofeo Bonin Costruzioni e soprattutto la maglia azzurra della Banca delle Terre Venete come vincitore della classifica dei Gran Premi della Montagna e la maglia multicolore griffata dalla GSG come atleta più combattivo di giornata. Davvero una grande festa per il 48 Gran Premio Sportivi di Poggiana che non può concludersi prima di aver ascoltato le parole. Le conclusioni a fine giornata di patron Gian Pietro Bonin, che potrà essere sicuramente soddisfatto del successo organizzativo incassato anche in questo 2024. A Gian Pietro un grandissimo successo anche questa edizione 2024, l'avevamo annunciato, la Visma quest'anno era venuta per, per vincere, per rifarsi dello scorso anno protagonisti assoluti, dal chilometro 75 in poi è stato un dominio. Ma sicuramente eh, la qualità era altissima, però la Visma era qui per vincere, per portare a casa il risultato pieno e da dominato la gara con questo fantastico ragazzo, giovane al primo anno, Jorgen Nordhagen, un nome che sicuramente penso lo sentiremo nominare in futuro. E sono veramente contento, entusiasta di questa manifestazione, del, del grande successo sotto il punto di vista organizzativo, tante persone e collaboratori ad aiutare sul percorso fantastico, spettacolare, diciamo eh, impegnativo, si è rivelato duro. Grande partecipazione di pubblico, e purtroppo il caldo ha fatto la padrone che sicuramente ha anche inciso sul, sul traguardo, vediamo quanti arrivano alla fine, però c'è stato comunque una buona, un buon numero di atleti portati all'arrivo e mi auguro proprio questo ragazzo in futuro abbia una degna carriera dai professionisti. Che eleganza! Guarda che sicurezza! Wow, che precisione! Mai vista una porta da garage così performante! Ballan! Le porte basculanti che tutti i garage vorrebbero avere! Tron Cartigliano, ti aspetta con il suo nuovo look! Vendita e riparazioni di smartphone, iPhone, computer e accessori! Grande novità! Possiamo finanziare qualunque tuo acquisto anche senza busta paga! Ti aspettiamo! A Poggiana è sempre stato uno spettacolo internazionale, così come a Casteldario, ed è arrivato il momento anche questa sera di andare ad aggiornare le classifiche riservate a tutte le categorie. Si conferma in prima posizione tra gli elite under 23 il campione d'Italia Edoardo Zamperini con 116 punti, 99 punti per Simone Buda, 86 per Andrea Raccagni Noviero. Attenzione a Manuel Oioli che risale la classifica e si installa in sesta posizione con 73 punti al termine di alcune settimane di ottimi risultati per l'atleta piemontese. Tra le società il podio si conferma con l'Ucci Trevigiani Energia Pura Marchiolla con 304 punti da avanti all'NBH Bank Colpac Ballan con 285 alla Zalfero Mobile Desire Fior con 248. Più indietro il Team Friuli Victorious BS Carrera e tutte le altre. Per quanto riguarda gli Juniores invece cambio alla vertice con Marc Lorenzo Finn che va a spodestare Alessio Magagnotti e vola a quota 202 punti, 40 in più rispetto al Trentino. Terzo Andrea Bessega, quarto Andrea Montagnier, quinto Enea Sambinello. Questa la top 5 e poi dietro tutti gli altri per quanto riguarda le società ancora dominio assoluto della borgomolino vigna fiorita che però nelle ultime settimane sembra aver rallentato il ritmo ne ha approfittato il team fratelli giorgi che rimane in seconda posizione ma a meno di 40 punti di lunghezza dal vertice terza piazza per l'Autozai Contri quindi la il pirata e la ciclistica trevigliese tra gli allievi in dominio incontrastato per quanto riguarda brandon fedrizzi con 141 punti davanti a Lorenzo Campagnolo e Tommaso Cingolani. Risale qualche posizione Carlo Ceccarello, ma è questione di pochi punti nei confronti di Luciano Gaggioli e Nicola Padovan. Più indietro c'erame, Fabri e poi tutti gli altri le società, alla vertice sempre la Borgomolino Vigna Fiorita con 216 punti, davanti alla 024 Cycling Team, alla Pol Cantugi GB Team, al Club Ciclistico Forti e Veloci e la Polisportiva Fiumicinese più indietro la Monselice, il Biassono, l'Iperfinish l'Industrial Forniture Moro C&G Capital e la Madonna di Campagna. Passiamo al campo femminile con Elisa Longoborghini sempre leader della classifica nazionale delle donne elite davanti a Chiara Consonni e Federica Venturelli tra le società sempre dominio firmato Lidl Trek per quanto riguarda le juniores sale al primo posto Chantal Pegolo con 6 punti in più rispetto a Giada Sido mentre rimane in terza piazza Linda Sanarini tra le società la leadership è della BS Carrera davanti al Conscio e alla BFT Burzoni. infine le classifiche riservate alle donne allieve andiamo a vedere che c'è ancora davanti a tutti Maria Acuti con 84 punti davanti ad Elisa Bianchi e Alessia Orsi non cambia anche il podio riservato alle società con la Calderara STM che precede il Veloce Club Sovico e la Breganze Millennium. E dopo aver aggiornato anche tutte le graduatorie nazionali, torniamo a dedicarci in questa serata speciale al mondo gravel e prendiamo spunto proprio dalle classifiche. Alessio, perché di classifiche nel mondo gravel l'UCI ha iniziato a farne? Secondo te è una scelta giusta? Allora sì, eh, potrebbe essere una scelta giusta, anzi sicuramente lo è. Eh, il Gravel sta affacciandosi in maniera timida all'agonismo, però, però c'è anche l'agonismo, voglio dire, e, è stato un successone. Noi abbiamo avuto la fortuna eh, di, di, avere, di ospitare la, la prima gara Gravel per professionisti in quella di Piazzola sul Brenta, partendo da Iesolo, organizzata dal, dall'amico Pippo Pozzato. Ed è stato un successone eh, tra gli sguardi attoniti, meravigliati, curiosi anche dei più anziani che non avevano mai visto uno spettacolo del genere. E poi sempre con la Serenissima Gravel con il mondiale, l'ultimo mondiale trevigiano, è stato un successore. Bastava vedere la marea, quella quel popolo. Sì, è un successo. Eh, però è una tipologia di gravel. Ecco io qui volevo arrivare perché. So Abbiamo parlato della filosofia gravel, di quel terzo tempo, del fatto che si viaggia con le borse o comunque per scoprire territori, volevo capire insieme a te o comunque discutere su questo come si sposa questo tipo di stile, questo tipo di filosofia con invece un campionato del mondo, perché ricordiamo che il campionato del mondo che, si è, che è arrivato a Cittadella proprio con l'organizzazione di Filippo Pozzato, così come quello di Pieve di Soligo, sono stati un po' degli unicum, nel senso che sono arrivati senza avere alle spalle un vero e proprio calendario internazionale. Sì, adesso in a essere costruito però non c'era di fatto il primo della, del ranking UCI internazionale ma era un po' aperto a tutti e quindi come si sposano queste due cose o come si possono sposare in futuro? Beh, eh, intanto eh, ad ora possiamo parlare con i dati che abbiamo in mano, eh, si è sposato perfettamente il fatto intanto che eh, i campioni, eh, quelli che arrivano davanti eh, comunque partecipano insieme agli amatori che faranno delle selezioni prima e eh, non è poco. Eh, io amatore mi confronto con questi, non c'è confronto, però ci corro insieme, una specie di open del tennis. Un open, sì, è la stessa cosa mm, più o meno, però è bellissimo sapere di correre con, con Valverde, con, con, con appunto con, con, Van der Poel, insomma, con Van Aert. Pensa un po': un amatore che, si che, che parte alla partenza con questi signori è straordinariamente bello. Eh, però ci sono le case, le case eh, i marchi che devono anche far vedere eh, le loro, i loro prodotti, eh, però le biciclette eh, sono più racing quelle di queste gare. Sono meno sono più vicine al ciclocross. Sono, no, sono più vicine alla strada. Più vicine alla sono strada. Più vicine, tanto che a Cittadella ho visto dei, al primo mondiale, ho visto dei mh, corridori che usavano i pedali Luca e non quelli SPD a doppia faccia. Non si scende mai più o meno nel cioè. gravel, in quel tipo di gravel. Sono gare molto veloci, a meno che non piova, voglio dire. Fino ad ora l'hanno fatta in una, delle medie pazzesche, voglio dire. Sì, è un gravel, ma è un gravel leggero, eh, altrimenti non ci verrebbero nemmeno questi campioni della strada. Ma allora, io ti lancio una provocazione. Anche la strada bianca si potrebbe definire come una gara gravel? Ah, la gara, è la regina, Sarebbe la, la, regina la, la delle gare prima gare. delle gare gravel. Così eh. come la Parigi-Roubaix a un certo punto. Sì, esattamente. Eh, Le strade bianche di più, perché c'è la, la ghiaia, perché c'è la, la ghiaia naturale lì. Eh, la Parigi rubè è un'altra tipologia per quanto affascinante sia. Sì, è la prima. Infatti eh, il, il giorno prima c'è la Canafondo Strade Bianche eh, che sarebbe dedicata alle bici da strada, però. Ho visto l'80% che sono bici gravi, insomma degli eh sì, amatori. Sì, ovviamente a quel punto diventa... Sì, diciamo che è stato la, il precursore, la, la strada bianca è diventato in effetti una classica monumento, voglio Quindi, dire. Quindi un campionato del mondo che diventa allo stesso tempo un modo per premiare il professionista o comunque l'atleta più forte, ma anche un ritrovo mondiale, definiamolo così, di tutti gli amanti di, di questo nuovo modo di andare in bicicletta. Può essere interpretato così? più o meno, perché proprio il, il gravelista tipo, queste robe qui non piacciono. Storce mica. il naso, esatto, ah, ho sentito qualcuno che ha stato il naso. Sì, ah, non possiamo nasconderlo. Non possiamo nasconderlo. I puristici sono? I, i puristici sono, cioè, il gravel era nato per altre cose. Poi l'abbiamo adattato alla competizione, ma è nato per, con un altro spirito il Gravel. Senti, a proposito di grandi eventi legati al Gravel, uscendo da quello che è il mondo racing, quindi dal campionato del mondo, da dove si assegnano le medaglie, hai parlato prima della nuova Eroica, ci sono altri appuntamenti nel corso dell'anno ah. a cui uno può puntare dicendo: Ok, so che vado là e che respiro il vero clima del Gravel? Ce ne sono tantissime, guarda. E... C'è il Veneto Gravel? E anche, sì. e anche è un uh, calendario in crescita questo oh, posto. Mamma mia, tantissimo. Anzi, non è solo in crescita, ci sono già le sovrapposizioni, qualcuno che bisticcia per, per trovare un calendario, per trovare un buco. Le domeniche utilizzabili sono solamente 30, 32 al massimo su 50 domeniche e ci sono già organizzatori che sgomitano. Ci sono delle, delle corse gravi che sono bellissime, dicevo, a partire dal Veneto Gravel che fa centinaia e centinaia ma poi il i Trail, la Miami, ehm, Milano, Asolo sono gare anche di 300 km, ma possono scegliere anche in base alla loro forza anche il percorso da 200, il percorso da quelli più corti, insomma. Poi eh, di gare gravel, poi c'è la, la, sull'Altopiana d'Asiago, la Malga Gravel, poi ce ne sono tantissime manifestazioni Gravel dove eh, è aperta l'iscrizione a tutti. Basta avere un certificato di buona salute, e, e, però in Italia a, dalla Toscana a Gran Sasso poi il percorso dell'Eroica Dolomiti per dire tutto segnato attraverso le strade dei Monti Pallidi. Basta voler scegliere e ce ne trovano tantissime, insomma. E allora a questo punto mi viene anche una domanda. Dal punto di vista invece organizzativo, cosa comporta allestire una gara Gravel? Perché siamo abituati ad extraciclismo a parlare delle gare giovanili, a parlare delle gare su strada dove sappiamo che gli oneri non mancano sia in termini di sicurezza sia in termini burocratici. A livello Gravel invece oserei dire sembra essere quasi tutto più semplice da un certo punto di vista. E allora nelle gare, quelle, quando si parla di gare mh, agonistiche dove ci sono i campioni, quella, lì più o meno siamo... Abbiamo, lì. Però abbiamo capito che quello è un altro mondo. No, no, no. Nelle gare gravel, eh, essendo una pedalata e libera escursione dove eh, ognuno dal, dal sito della gara stessa si scarica la traccia, praticamente c'è eh, bisogno di, di, meno, di meno persone. Bisogna sempre rispettare il codice della strada. Però, ci serve il personale negli incroci pericolosissimi, altrimenti no, no, no serve, non serve assolutamente. Può essere organizzato altro, qualche ristoro, ma quello è un altro discorso. Potrebbe essere. Ad ora tutte, tutte queste manifestazioni, queste social sarebbero tra virgolette ancora illegali. Ma come si potrebbe eh, impedire di farlo? Bisognerebbe cambiare i codici della strada. Nel senso che le, le tracce sono pubbliche e questi si trovano a partire. E potrebbero partire il giorno prima o il giorno dopo, decido di partire quel giorno, certo. non sono vincolati da, una, da un calendario federale, quelle robe lì, ed è questo il, il bello, sentirsi liberi e anche gli organizzatori sono molto più sollevati da quegli oneri, dalle ambulanze, dal, da... è una pedalata in libera responsabilità. Sì, è vero, eh, c'è qualche rischio, molti meno della strada. Perché sappiamo quante cadute, nonostante per questi mezzi mh, le bici da strada sono sempre più estreme, sono sempre certo. più sottili gli spessori, il peso a scapito della sicurezza. No, la Gravel è una bicicletta robusta, è difficile eh, cadere così. Non succede so di scivolare, però. Su succede, ma le velocità sono minori. E, e comunque è più semplice organizzare una gara Gravel sicuramente, e anche questo contribuisce al successo. Perché quante gare grave o, o manifestazioni se vorremmo chiamare? Sono nate e hanno rimpiazzato de delle manifestazioni su strada. E però, anche in questo campo, anche in campo organizzativo. Faccio riferimento al marchio Eroica, faccio riferimento a Nova Eroica Prosecco Hills che ho avuto un piacere di seguire da vicino e anche lì l'organizzazione è andata oltre, nel senso non tanto l'aspetto tecnico, perché come dicevi tu c'è una traccia, ci sono delle frecce, ci sono al massimo dei ristori, poi si va attraverso gli sterrati, quindi la sicurezza è sicuramente più facile da, 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 da garantire, però ad esempio lì si è organizzato un weekend dedicato a tutti a partire dalla pedalata per le famiglie fino poi arrivare a quella che è la vera e propria escursione gravel con tanti eventi in mezzo ecco forse è su questo aspetto che si lavora di più no? sicuramente eh, noi continuiamo a parlare di Nuova Eroica che però è l'eccellenza certo. è l'eccellenza è un, sì, un esempio un, è un livello inarrivabile per tanti perché ehm, Nuova Eroica Prosequils Nuova Eroica Buon Convento Nuova Eroica Gran Sasso hanno delle location, hanno delle un'organizzazione, hanno capito il vero senso del grave, cioè eventi collaterali che riguardano musica, che riguardano il buon cibo, il territorio. <ride> del resto eh, organizzare una cosa così ci vuole tantissimo personale, sai. E anche diversi fondi. E anche diversi fondi. Ah, diversi fondi sì, ma del resto uh, vedevo appunto uh, questa nuova eroica che con questi sponsor grossissimi hanno richiamato campioni importanti, da Ballan, nibali e eh, 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 campioni di altri sport, voglio dire, che arrivano dal rugby, dallo sci, dal, e questi portano molta gente e portano sponsorizzazione, li portano già loro questi personaggi, la sponsorizzazione. E per questo allora si può di conseguenza organizzare happening. Così eh, è bellissimo. Quando vedo questi, questi, mi sembra di vedere un po' la Woodstock no? de, de, degli anni 60, ciclisticamente parlando. Ed è bellissimo vedere ragazzi che ballano dopo aver pedalato, voglio dire, non sono arrabbiati perché sono arrivati dietro o perché non ce l'hanno fatta, certo. e non ci si vergogna neanche di spingere la bici a piedi se non ce la fa, voglio dire, questo è anche un motivo per sorridere insieme e questo, questo forse è anche questo il successo nel mondo dell'off-road gravel. E a proposito di spinte, anche lì c'è la gravel elettrica, però anche no? Ma beh, la grave elettrica per forza di cose. Sì, eh, ne vedo tante, sempre di più, di più mountain bike elettriche, però sì, sì, sì. Eh, del resto è anche quello un modo per poter accompagnare quelli più forti e senza rimanere a casa sul divano. E allora vi stiamo accompagnando passo dopo passo un po' alla scoperta di questo mondo gravel che si sta sviluppando e sta crescendo in maniera un po' autonoma, un po' selvaggia e con tante sfaccettature diverse. Ci prendiamo qualche istante di pausa, giusto il tempo della pubblicità, per poi tornare e continuare a parlare con Alessio Berti di gravel e soprattutto per qualche consiglio utile. Industrial Forniture Moro, con più di 8.000 metri quadrati di magazzini, commercializza oltre 240.000 articoli tecnici, propone servizi di assemblaggio riduttori, taglio su misura per aste, guide, catene, cinghie, lastre termoplastiche e vendita cuscinetti. Il Reparto Saldatura offre consulenza, vendita e assistenza a tutta la clientela. Vi aspettiamo presso le nostre tre sedi di Ponzano Veneto conegliano e Treviso. Siamo aperti tutti i giorni. classico appuntamento infrasettimanale sulle strade piemontesi e per la precisione a Briga Novarese si corre la 41esima edizione del Trofeo Sportivi di Briga, classica riservata agli elite e under 23 che dopo un anello piuttosto ondulato si concluderà anche quest'anno sulle rampe del muro di San Colombano, una Piccola freccia a vallone, questa nel cuore del mese d'agosto, per andare ad esaltare i migliori atleti della categoria. Tanta bagarre nel corso della manifestazione, poi negli ultimi chilometri che precedono l'ascesa al muro di San Colombano. A prendere il largo è un drappello di una decina di unità decisamente ben assortito. A comporlo, tra gli altri, ci sono Francesco Di Felice della Opla Petroli Firenze, quindi Luca Collinelli dell'Uem Tools, Simone Grigion della UC Trevigiani Energia Pura Marchiolle, poi Alessandro Cattani della Rime Drali. Il gruppo lo vedete alle spalle di questi attaccanti, distanziato di poche centinaia di metri, ma attenzione perché il finale in salita prevede un chilometro e mezzo di ascesa piuttosto stretta e quindi anche un minimo vantaggio può aiutare a fare la differenza. Lo scorso anno su questo traguardo si è era imposto Giacomo Villa della BS Carrera che aveva preceduto Simone Piccolo e Manuel Oioli, ma sul traguardo di Briga si sono imposti tanti grandi nomi del ciclismo. Basti ricordare il successo targato 1996 di Gianluca Valotti, oggi direttore sportivo dell'NBH Bank Colpac Ballan. E poi ancora Alexander Kolobnev, Francesco Gavazzi, Simone Ponzi, Daniel Oss nel 2008, nel 2009. Fu la volta di Daniele Ratto, quindi Enrico Battaglin Gianluca Milani, Robert Power e poi ancora Alexandra Riabushenko e Jacob Dorigoni nell'edizione del 2018 che si concluse. Appena sopra il muro di San Colombano in un tratto di sterrato, intanto con le nostre immagini siamo proprio all'imbocco dell'erta finale. A prendere la salita di petto è proprio Francesco Di Felice, atleta toscano, atleta della categoria Elite in forza alla Opla Petroli Firenze, che in questa fase centrale di stagione ha dimostrato di essere tra i più brillanti del panorama nazionale. A rilevare in testa la corsa Francesco Di Felice è Luca Collinelli dell'UMC. Tools D'Amico che riesce ad imporre il proprio ritmo, poi poco più indietro vediamo ancora le maglie della BS Carrera, della Rimetrali, della Sissio Team e ancora della Opla Petroli Firenze. Ma il gruppo inseguitore ormai è già sulle tracce di coloro che hanno imboccato la salita finale con un minimo vantaggio. Ancora Francesco Di Felice, scatenato in testa alla corsa per affrontare questo ultimo chilometro in salita il più rapidamente possibile. Possibile per raggiungere il traguardo, precedendo tutti gli avversari, andando così a conquistare un all'oro decisamente prestigioso. Ma si pianta l'azione di Francesco Di Felice. Allora, disco verde per Luca Collinelli, lui che è figlio d'arte, in forza alla Wem UM Tools d'Amico. Prova un affondo deciso, guadagna anche qualche centinaia di metri sugli inseguitori. Ma attenzione, perché questo il momento in cui le rampe del di San Colombano si fanno più esigenti a guidare il gruppo in seguitore c'è una maglia dell'NBH Banca Colpac Ballan si tratta del bergamasco Sergio Meris vincitore di due tappe alla giro del Veneto chiuso sul podio anche in classifica generale ed è proprio Sergio Meris a riportare i migliori di giornata sulle ruote di Collinelli e di Felice insieme a Meris troviamo Nicolò Garibbo del team Technipes e Nicolò Arrighetti della BS Carrera e un una volta che si sposta Luca Collinelli parte il forcing di Sergio Meris. Siamo ormai negli ultimi 300 metri. Una progressione senza esclusione di colpi. Quella che vede allineati Arrighetti, Garibbo e Meris. Saranno loro ad andarsi a giocare il tutto per tutto in un lunghissimo sprint in salita. Sembra potercela fare Nicolò Garibbo che spunta per primo dall'ultima curva. Ma attenzione alla progressione di potenza di Nicolò Arrighetti della BS carrera che va così ad aggiudicarsi la 41 esima edizione del trofeo sportivi di briga davanti a Nicolò Garibbo del Team Tech Knipes e a Sergio Meris dell'NBA Banca Colpac Ballan quarta piazza per Francesco di Felice quinto Michael Belleri entrambi della Opla Petroli Ferenze sesta piazza per Nicola Rossi della Beltrami TSA quindi Marco Palomba della General Store SGB Fratelli Curia Andrea Colnaghi, Giosuè Crescioli e Luca Collinelli rivediamo nella replay il successo il guizzo vinto di Niccolò Arrighetti, che riesce così a regolare. Un straordinario Niccolò Garibbo e un generosissimo Sergio Meris. Questo il podio finale dell'edizione 2024 del Trofeo Sportivi di Briga Novarese. Un'altra serata di preparazione per la Coppa di Nodiddi che si correrà il prossimo primo settembre, 76 edizione, qui al Lago Primo Maggio, ospite anche Luca Venesperi, rieletto sindaco di Aliana proprio nelle settimane scorse. Una gara che è veramente una storia stupenda questa, Pogacar si dice che sia il simbolo della Coppa di Nodiddi, comunque ogni anno mette in risalto tanti giovani. Ci risiamo, c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di fare bene, pronti per la 76esima edizione di questa Coppa, che ormai è diventata patrimonio di tutto il comune, della nostra comunità, per l'importanza che riveste a livello internazionale. Plone portanti della Coppa di Nodiddi, quest'anno sarà la 76esima edizione. Prima domenica di settembre, quindi proprio il giorno 1, eh, il giorno di questa grande festa. Claudio Taffini, 33 anni, alla guida eh, del gruppo sportivo che organizza questa competizione, e eh, Franco Vettori che è il direttore organizzativo. Claudio, allora, innanzitutto, lo dicevamo prima con il sindaco, tutta Liana è vicino a questa competizione, è così? Sì, sì, è sentita, è sentita. Le, ci fermano la gente, ci domandano anche durante l'inverno, oh ma la rifatela la Didi, oh ma siete già in movimento, quindi vuol dire è sentita, poi si vede l'interesse anche dei de vari enti come stasera qui dal Lido. È veramente sentita, aspettano questa data con molto con molto uh, contenti, contenti veramente. Chiamo Franco Vettori, direttore organizzativo uh, della manifestazione. Che edizione sarà quella numero 76? Io, io come ho detto anno come quella di quest'anno non sarà mai, poi vedo se migliorerà. Le prospettive sono buone, nel senso, hanno bello aderito tutti i più forti corridori d'Italia e poi ci sono tre squadre straniere. Il problema sono costi che è aumentato tutto e noi non ci si fa a, a stare dietro tutto, bisogna fare un po' delle scelte. Io confido sia negli sponsor e popolazione italiana che ci sia vicino. E per poter portare questa manifestazione a livelli che è stato finora. Faccio un esempio, l'altro sabato si fermò Francesco Mose per il matrimonio della Cecilia, era con la figlia e due nipoti, sette un'ora e mezzo da me. Quando arrivò a venire via la figlia disse guarda questo qui fra tre anni fa la Coppa Didi, come ora anche lui? Cioè, Già, ecco, e questo ti fa onore e orgoglio di fare sacrifici per la Coppa d'India. c'è un manifesto che ci ricorda Tadej Pogasar quando venne alla Coppa di Nuditi e che si può considerare il simbolo eh, di questa eh, competizione. C'è questo rapporto di grandi amicizie anche con la famiglia, con il sì. padre di Tadej Di fatti tutti gli anni, che quest'anno, io mi ricordo proprio l'idolo che è la, arrivò la Slovenia. Con questo ragazzino lì, e io gli disse al direttore sportivo, fai una corsa domani di giovanissimo, no, no corre la coppa di pensavo gli avesse fatto il premio per portarla a giro, se vedete la 67esima edizione che fece in quella corsa per far vincere Zupa, una... si vede la stoffa l'aveva questo ragazzo. Una domanda superflua, non cambia naturalmente il percorso no. di questa gara? Si spera se non c'è problema, ormai il classico è questo. Una corsa veloce, una corsa rapida, quella di Maurizio Mangoni alla presidenza del gruppo sportivo di Nodidi, perché veloce, perché dopo quattro anni di appartenenza al Consiglio direttivo eh, eletto appunto in questa nuova carica, eh, importante ma al tempo stesso anche di prestigio e di orgoglio. Sì, ed è orgoglio perché, anche personale perché comunque per me, essendo proprio di Ponte alla Trave, quindi la Coppa di Nodidi in gergo è detta la corsa del Ponte alla Trave, quindi essendo di Ponte alla Trave, nato e cresciuto lì, e per me è diciamo, un onore essere diventato Presidente, una, una corsa che in un certo senso ci sentiamo partecipi delle, dei grandi successi dei, dei, dei campioni, delle medaglie d'oro che vediamo in, in televisione. E quindi è per noi è una, una grande soddisfazione, per me è una grande soddisfazione essere diventato il presidente di questa associazione. Anche quest'anno eh, il tetto dei 200 iscritti sicuramente eh, verrà raggiunto, saranno poco meno quelli che prenderanno il via. Sì, eh, saranno presenti gran parte delle rappresentative regionali italiane, saranno presenti anche squadre europee. Eh, come si dice, è la rivincita del campionato italiano, quindi eh, noi, noi ci mettiamo tutta la buona volontà e tutto l'impegno per organizzare al meglio questa gara e con la speranza prima di tutto che questi ragazzi si divertino e che magari sia anche un trampolino di lancio per le, per le, per le grandi medaglie. È già tempo di pensare alla formazione per il ciclismo veneto e infatti sono al via i corsi di formazione per le diverse figure tecniche. Si parte con il corso di formazione per assistente tecnico AT1 di primo livello. Le lezioni inizieranno il 29 agosto per concludersi con il questionario il 9 settembre. Per accedere a questo corso di formazione, costituito da 12 ore di lezione, di cui 4 ore di attività pratica e 30 minuti necessari per lo svolgimento del questionario è sufficiente inviare la richiesta attraverso il form disponibile sul sito del Comitato regionale Veneto. Nel mese di ottobre con il corso in presenza che si terrà a 9 in provincia di Vicenza prenderà il via anche il corso di formazione per tecnico istruttore delle categorie promozionali e giovanissimi di categoria TI2 il corso è strutturato con una prova pratica di ammissione in bicicletta che si terrà sabato 12 ottobre per poi proseguire con le lezioni di teoria i requisiti per l'ammissione sono avere compiuto 18 anni di età, essere in possesso dell'abilitazione di primo livello il diploma di scuola media superiore e non avere a proprio carico squalifiche in corso necessario anche il certificato medico per attività sportiva non agonistica e il versamento della relativa quota di iscrizione di 320 euro. A novembre ad Este, in provincia di Padova, si svolgerà invece il corso di formazione per tecnico-allenatore delle categorie esordienti ed allievi. Anche in questo caso, oltre alle lezioni di teoria, ci saranno delle lezioni pratiche che accompagneranno sino agli esami finali di abilitazione. Il costo di questo corso è di 400 euro, i requisiti per l'ammissione sono sempre il diploma di scuola superiore, la tessera di TI2 in corso di valutazione, e un certificato medico per attività sportiva non agonistica. Gli atleti azzurri o ex azzurri che si iscrivono al corso di formazione fruiscono anche di uno sconto pari al 20%, medesimo sconto anche per i formatori della FCI. Infine, per chi è appassionato di ciclismo c'è la possibilità di entrare a far parte del gruppo dei giudici di gara. Possono farlo coloro che hanno un'età compresa tra i 16 e i 55 anni iscrivendosi al corso online che si svolgerà nel corso dell'autunno 2024. Per iscriversi è necessario inviare una mail a crggveneto.it entro il 15 settembre 2024. I giudici del Veneto aspettano nuove leve per avere una nuova opportunità di vivere il ciclismo da una prospettiva diversa e fare parte di una squadra appassionata e dedicata al mondo delle due ruote. Ben ritrovati nello studio di Extra Ciclismo per questa ultima parte della puntata di Ferragosto che abbiamo voluto dedicare alla, alla scoperta del mondo Gravel. Con me in studio abbiamo Alessio Berti. Alessio, siamo arrivati alla parte dei suggerimenti utili. Dobbiamo dare alcune coordinate ai nostri telespettatori che vogliano provare a salire in bicicletta Gravel. Allora, abbiamo detto che la bicicletta l'hanno già comprata, il ciclocomputer ce l'hanno. Ci sono abbiamo capito che ci sono delle manifestazioni in giro per l'Italia già piuttosto interessanti e anche piuttosto ricche da seguire, ma se io invece volessi andare semplicemente su una regione perché magari sono al mare piuttosto che in montagna e decidessi di portare la mia bicicletta gravel, ci sono dei percorsi un po' più famosi o un po' più carini da andare a scoprire? Ce ne sono tantissimi, molti percorsi erano già segnalati dal, dalle mappe cicloturistiche uh, da tantissimi anni, però adesso la tecnologia ci è venuta incontro e ci sono delle applicazioni fantastiche, possiamo accennarne qualcuna, non so, Comot, Wikiloc, uh, poi Outdoor Active, sono applicazioni dove ci si collega, dove è collegato il nostro apparecchio, uh, il nostro navigatore stellitare e si possono scaricare le mappe da casa e inserirle inserirle e si inseriscono di solito automaticamente in questi navigatori e, e sì, ma non resta che seguirle sono già tutte queste applicazioni hanno dei suggerimenti di percorsi e poi ci sono dei siti dei siti particolari me ne viene in mente uno che l'ho scoperto pochi giorni fa che si chiama Gravel in the Land of Venice dove ci sono decine di percorsi da scaricare e sono addirittura brevetti no? dove basta Uh, segnalare che abbiamo fatti e poi si fa la cena tutti insieme sempre per parlare dello spirito gravel insomma ce n'è per tutti i gusti eh, per tutte le, le tipologie bisogna essere un po' tecnologico il minimo di tecnologia per scaricarsi però nel tuo caso come dicevi eh, all'inizio segui un amico che è già un esperto e allora se io seguissi Alessio Berti qual è il percorso preferito da te il percorso preferito da me che faccio quasi tutte le settimane è cioè il percorso lungo il fiume Brenta dove si può partire da Padova e si fa oppure il percorso. Mi piace molto anche il sentiero degli Ezzelini, il Muson dei Sassi. Sono, abbiamo parlato di Poggiana, si passa proprio da Poggiana attraverso quel sentiero. Esattamente, esattamente. E sono, è molto curato, molto bello. Ci sono anche dei punti di ristoro perché eh, non, è, non è poco perché con questa calura avere il baracchino delle bibite è fondamentale. E logicamente e poi sull'Altopiano di Asiago. L'Altopiano Asiago offre una, uno, spettro, uno spettro infinito di percorsi dalle strade delle malghe insomma ce n'è per tutti i gusti. A proposito dell'Altopiano di Asiago so che proprio attraverso il gravel si sta facendo un vero e proprio rilancio in questo senso no? Tantissimo, eh, io in questo uh, sto scoprendo dei percorsi anche con, uh, con dei ragazzi della promozione turistica dell'Altopiano, sto scoprendo de dei luoghi meravigliosi all'ombra della, della grande guerra naturalmente perché sono tutti sentieri che sono stati creati dai nostri, dai nostri patrioti dei nostri ragazzi durante la prima guerra mondiale e adesso uh, da strade che hanno dato tragedia a quel tempo adesso danno per fortuna gioia e, e svago e divertimento davvero in questi, con questo mondo gravel che Sta spopolando, ma soprattutto sta rivalutando un altro piano del Siago che stava un po' rallentando come turismo. Adesso mh, è molto bello perché eh, questi percorsi sull'altopiano sono tutti, tutti segnati e anche il Monte Grappa sta crescendo in questo. E poi va bene: Trentino piuttosto che Toscana, piuttosto che Romagna, insomma, lì ce n'era davvero da divertirsi. Tanto. Tantissimo, non c'è che l'imbarazzo della scelta, e appunto queste applicazioni che ho nominato poco fa so, aiutano molto perché sono strade che noi non scopriremo mai se non avessimo questo aiuto tecnologico e se non avessimo. Una bicicletta gravel. E quindi la tecnologia che si avvicina alla passione, è il modo migliore per interpretare il ciclismo, per riscoprire la bicicletta. Ma da questa bicicletta, dal modo di pedalare gravel, secondo te un, anche un ragazzo giovane può magari poi scegliere di avvicinarsi all'agonismo? Ci può essere anche il passaggio contrario, quindi non solo l'ex campione che torna a pedalare per piacere, ma anche il giovane che magari si avvicina al mondo agonistico. Potrebbe anche essere perché con l'applicazione Strava, per dire, eh, quando ci sono quei dati di mm, velocità di ascesa, il RAM, che no, non è raro che qualche squadra importante noti su Strava queste, questi dati e pro, li chiamino per fare dei, dei provini, per qualcuno è accaduto, sul mondo grave è la stessa cosa, perché fare, eh, abbiamo detto... Eh, il mondo gravel eh, si affaccia anche su strada, per dire, non è solo sterrato. La gravel si differenzia dalla mountain bike perché va su tutti i tipi di terreno. Eh, è un po' più difficile perché il gravelista. Non ha questa ambizione, <ride> però sicuramente qualche talento c'è anche in questo mondo. Tra l'altro, mi veniva in mente, hai nominato la mountain bike, una mountain bike che di fatto ha lasciato spazio al gravel, perché sempre di più nelle gare mountain bike si vedono percorsi estremi, soprattutto all'estero, percorsi molto impegnativi, quasi vicini al downhill. No? E quindi ha lasciato inevitabilmente la prateria per, per il gravel. Beh, sicuramente, e anche perché il mondo gravel dalla mountain bike è molto meno estremo, è un po' più scorrevole, è più fatto da viaggio. Con la mountain bike ti devi, la devi caricare nella macchina e andare nel percorso. La gravel parti da casa sempre. Con la gravel sono andato per dire, uh, sono andato uh, da casa mia a Roma, ho fatto 500 km, sono andato in Puglia, voglio dire, quasi tutte strade sterrate, voglio dire, trovate su queste mappe, mi sono divertito tantissimo. Veramente, e quanta gente ho conosciuto per strada, vale, è una, ho fatto la via degli dei che parte da Firenze a Bologna. Sono esperienze meravigliose, in perfetta uh, libertà, ma soprattutto passando posti straordinari che a piedi ci metteresti una vita, e con la Grave invece. Invece ci vai, insomma. E in gravel si dorme in tenda o si dorme in albergo? Ah, tutte e due le cose. <ride> allora, abbiamo detto che non c'è uno standard, ci sono dei gravelisti che hanno un sacco di roba, i sacchi a pelo, le tende, questi si divertono un sacco. Alla Omar di Felice, per intendere. Eh? Alla Omar di Felice. Alla Omar di Felice, no, però non vanno a capo nord, però sì, 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 no, però ce ne sono tantissimi. Non è il mio caso, alla sera mi piace andare uh, in un bed and breakfast e dormire in un letto e farmi una doccia calda però eh, sono ammirato da questi ragazzi e sono sempre di più che fanno questi viaggi che non c'entrano niente con il mondiale gravel o con la ecco. però ecco appunto eh, la versatilità di questa tipologia di biciclette è, è, è meravigliosamente ampia e a portata di tutti insomma allora Grazie, Alessio Berti, per averci aperto questa porta sul mondo gravel. Io, con l'aiuto della regia, andrei ad aggiornare quelli che sono i prossimi appuntamenti che riguardano anche il ciclismo su strada. Perché, extra ciclismo parla del ciclismo in tutte le sue forme. Abbiamo parlato del gravel, ma non ci dimentichiamo ovviamente di quelle che sono le gare giovanili e su strada. Nel prossimo fine settimana ci spostiamo in provincia di Belluna, in particolare a Cesio Maggiore, dove gli Juniores scorreranno al mattino la 34 edizione del del giro della Vallata Feltrina. Attenzione perché poi al pomeriggio andremo a vedere sempre con l'aiuto della grafica ci sarà anche un'altra manifestazione Sempre acceso maggiore. Ci fermiamo in provincia di Belluno sempre domenica 18 agosto spostandoci semplicemente di qualche chilometro perché a Serenda del Grappa si corre il 45 esimo trofeo gianvittore Vittore De Bacco che da Serenda del Grappa porterà i migliori sin sul traguardo della Pian della Cesa, quindi arrivo in salita riservato ai giovani grimper. Vi accennavo prima alle gare esordienti di Cesio Maggiore che si correranno sempre domenica ma nel pomeriggio e si correrà per il Memorial Ivana Zandomeneghi. Queste le gare della fine settimana, una fine settimana che si sposta, caro Alessio, verso le montagne, verso le Dolomiti, dove c'è il fresco, dove si sta bene anche a Ferragosto. Sì, in, in montagna si sta sempre bene, eh, anche la pioggia diventa romantica e, e appunto eh, soprattutto eh, il modo di pedalare. Si parlava di bici elettriche, adesso per le strade della montagna ce ne sono tante di mountain bike, di gravel assistite, ma eh, il mondo gravel, il mondo del ciclismo in montagna in questi anni l'ha fatto, ha fatto la, la padrona, insomma. Senti, ma mi hai parlato dei tuoi viaggi più belli, mi hai parlato di Firenze, di, della Puglia, di Roma, ma il viaggio che devi fare invece dove andrai? Dove ti porterà? Dove vorresti andare? Io vorrei andare in tanti posti. Il mio sogno è Finisterre. <ride> la parte più uh, occidentale della nostra, della nostra, del nostro continente, ma ce ne sono tanti, il viaggio migliore sarà sempre il prossimo. E quindi fino bisogna attraversare anche i Pirenei, le Alpi e i Pirenei. Ah, per un bel pezzo di costa poi si, faranno, si fanno i Pirenei, un po' di Alpi, sì, sì, eh, però questo è un sogno che non, speriamo si avveri più presto, però in bicicletta con, con degli amici è bello anche fare giri in giornata. Eh. Assolutamente sì. Pedalare è sicuramente è la miglior terapia anche a Ferragosto e lo diceva bene la canzone, no? Non la conosco la canzone di Ferragosto. <ride> no, di chi va in bicicletta che si suda ma comunque ci si diverte. Ah, pedalare di in bicicletta. Sì, 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 sì. È bellissimo andare in bicicletta con quello spirito giusto perché, come dicevo, ehm, le gare lasciamole fare ai campioni, agli agonisti. E i campioni sicuramente ci faranno divertire così come i tanti giovani che sono impegnati sulle nostre strade che settimanalmente vi raccontiamo con le loro gare perché Extra Ciclismo proseguirà ovviamente fino a fine stagione per raccontarvi ancora tante imprese, tante vittorie Tante sconfitte e anche coloro che ci fanno sperare per il futuro, un futuro migliore per il nostro ciclismo. Siamo arrivati ormai ai titoli di coda, io vi ringrazio per essere rimasti con Extraciclismo anche a Ferragosto, vi ricordo di seguirci sui nostri profili social, sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram. Voglio ringraziare ancora una volta Alessio Berti per essere rimasto con Grazie noi. È stato un piacere parlare di ciclismo con te, parlare di biciclette gravel e non solo. E l'appuntamento con Extraciclismo torna ovviamente puntuale la settimana prossima alle 21.05. Il segno più di questa settimana va a Gian Pietro Bonin e agli organizzatori del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Ora lo si può dire, nonostante tutti i paletti e le difficoltà poste in essere da chi non ha più concesso la possibilità di svolgere il tradizionale circuito, l'UC Asolo Bike Poggiana ha saputo replicare in maniera strepitosa, mettendo a punto un evento straordinario dall'altissimo tasso tecnico, reso ancora più speciale dall'eccezionale Numero compiuto da Jorgen Nordhagen. Magari ripensando all'occasione persa e vedendo le strade del proprio paese deserte e le attività commerciali tristemente vuote, a qualcuno che non ha voluto le biciclette sulle proprie strade, qualche rimpianto prima o poi verrà. Per il segno meno, nel giorno di Ferragosto permetteteci di essere un po' più leggeri. Segno rosso ai lanciatori di acqua. Con lo sbocciare dell'estate lanciare acqua agli atleti sembra essere diventato uno sport nazionale, ma non tutti hanno la stessa mira. A qualcuno in particolare servirebbe qualche sessione di allenamento per evitare di inondare d'acqua tutti tranne il malcapitato ciclista. Quando volete rinfrescare il vostro corridore mirate bene e fate centro, pensando che alle loro spalle ci sono operatori, motociclisti e autisti che hanno la necessità di continuare a vedere chiaro per evitare incidenti e brutte figure.